Serva di Dio Elisabetta Leser, 1866-1914. La bellezza e la drammaticità dell'amore umano sono state raccontate in mille modi e in tanti luoghi e in tutte le lingue. E ne è risultata una letteratura di grande ampiezza e valore. Anche la teologia e la mistica hanno dato un notevole apporto a questa letteratura, ma pochi hanno osato affrontare la questione più radicale. Se è vero quel che afferma il dottore mistico San Giovanni della Croce, il più grande poeta d'amore di lingua spagnola, se è vero che il cuore dell'uomo non si sazia con meno di Dio, che cosa accadrebbe se due sposi davvero innamorati e perciò necessari l'uno all'altra volessero saziarsi reciprocamente il cuore, ma uno fosse persuaso dell'assoluta inesistenza di Dio e di doverne convincere la donna amata credente? Prima con delicatezza, poi con una certa violenza spirituale, ma sempre per amore, fin quasi a riuscire nel suo intento. E che cosa accadrebbe poi se la donna amata prima assecondasse il paziente lavorio di chi la ama pur senza fede e poi scoprisse di dovere lei donare la fede al coniuge che ne è privo, e questo senza nessuna forzatura, ma con la certezza che l'amore assoluto di Dio riporterà certamente vittoria su entrambi i cuori. Ebbene, questa avventura spirituale, utilissima per tutti coloro che amano un coniuge o un figlio increduli e ne soffrono, è accaduta ed è stata narrata dagli stessi protagonisti, i coniugi Elisabetta Arrighi, di origine corsa, e Félix Leser, francese, che alla fine si sono trovati ambedue incamminati sulla via della santità. Il volume Diario e pensieri di Elisabetta, nella traduzione italiana, ha una prefazione di 23 pagine scritta da padre Agostino Gemelli, che si conclude con questo giudizio: questi sono i miracoli dell'amore cristiano. Ma a raccontarli e a farli comprendere non è facile. È comunque necessario cominciare dal diario di una bimba che Elisabetta Arrighi scrisse tra gli 11 e i 13 anni per prepararsi alla prima comunione. Quando il momento tanto atteso giunge, il 18 maggio 1879, Elisabetta si abbandona interamente a Gesù. Scrive: come esprimere la felicità gustata in quel momento? Possedevo Nostro Signore, Egli era mio, non ero più sola, ero con Nostro Signore. Ascoltavo il buon Dio che parlava all'anima mia, che a ogni minuto mi diceva: io sono tuo, tu mi possiedi. E io gli dicevo: grazie, mio Dio,
perché sono tanto felice. Passò l'adolescenza dedicandosi allo studio che le veniva impartito in casa: letteratura, storia, arte, musica, lingue. L'ambiente familiare è tutto impregnato di gusto per le cose belle e di un vero culto per l'amicizia e l'ospitalità, le permetteva di incontrare personaggi prestigiosi del mondo artistico e letterario, amici di papà, con i quali Elisabetta si intratteneva volentieri. Conobbe così Félix Leseur a 20 anni, in casa di amici. Era un giovane medico, appartenente anch'egli a una buona famiglia cattolica, ma aveva perso la fede, imbevendosi di letture disordinate, di autori razionalisti e scettici, poi i corsi universitari di medicina, impregnati di teorie materialiste, avevano completato la rovina della sua anima, al punto che egli era fiero di dirsi pagano e ateo. Si fidanzò con Elisabetta nel maggio del 1889 e si sposarono 2 mesi dopo. Félix non le aveva nascosto la sua incredulità, ma aveva dichiarato che avrebbe sempre rispettato la fede e il culto cattolico della moglie, e lei sembrò accontentarsi. Possediamo al riguardo la lettera che Elisabetta scrisse il giorno stesso del matrimonio e che fece recapitare ai genitori prima di partire per il viaggio di nozze, assicurando loro: sono profondamente felice e riconoscente verso Dio perché ho trovato in Félix tutto quello che desideravo e ho la più intera fiducia nel nostro avvenire. Godiamo della felicità che Dio ci dona. E si dice convinta che Dio li benedirà. Fin dai primi anni, a turbare ma non a distruggere tanta serenità, ci fu solo una grave malattia addominale con minaccia di peritonite che colpì Elisabetta. Riuscirono a salvarla, ma le rimase una infezione cronica latente che più tardi degenererà in epatismo. La sofferenza più intima fu quella di non poter avere figli, ma Elisabetta riversò tutta la sua tenerezza materna sulla sorella più piccola e sui nipotini, e più tardi sui bambini poveri di un istituto che aiuterà negli studi e seguirà con affetto. Così la giovane sposa riuscì a sopportare il male senza piegarsi, senza pesare sul marito e senza mai rinunciare a tutto ciò che li rendeva felici, dalle continue letture alle serate con gli amici ai lunghi viaggi. Il marito aveva deciso di conquistarsi totalmente anche l'anima di lei e, contravvenendo alla sua promessa iniziale, aveva aperto alla moglie la sua fornita biblioteca, esortandola a leggere tutti i suoi autori preferiti, quelli razionalisti e modernisti in primo luogo. Inoltre, per attirarla totalmente a sé, il marito aveva scelto la strategia di mantenerla in un continuo movimento turbinoso, fatto di idee, di letture, di amicizie, di spettacoli, di relazioni con uomini politici, attori drammatici, artisti, letterati, musicisti, serate, concerti, spettacoli teatrali e viaggi. Lo scopo segreto era quello di privarla di ogni vita interiore, di renderle impossibile un vero raccoglimento e di mantenerla così in un clima costante di allegra mondanità spensierata, anche se non cattiva. Elisabetta, insomma, si illuminava, sì, ma solo nel senso illuministico voluto dal marito. In realtà soffriva, dirà poi, di una dimenticanza decisiva del cuore. E dobbiamo ammettere che resta umanamente inspiegabile come abbia potuto Elisabetta sentirsi felice per molti anni accanto a un marito che non condivideva per nulla la sua fede e le aveva fatto abbandonare ogni legame esterno con Dio e ogni pratica religiosa. Più tardi ella vedrà in questo non solo una sua evidente fragilità, ma forse anche un misterioso volere divino. E Félix Leseur aggiungeva a tutto ciò una straordinaria passione vitale e molta raffinatezza.
La crisi spirituale della coppia giunse inaspettata, quando non erano trascorsi ancora 10 anni dalle nozze. «Non ho più nulla da leggere, dammi qualche altra cosa», disse Elisabetta al marito dopo aver esaurito la fornitissima biblioteca che lui le aveva messo a disposizione. E fu con la piena soddisfazione di chi si accinge a coronare l'opera intrapresa che egli le mise tra le mani La vita di Gesù di Ernest Renan. Ma il Gesù della prima comunione, al quale Elisabetta bambina aveva fatto tanti giuramenti di fedeltà, la attendeva al varco. Ed ecco la testimonianza sconcertata del marito. Contrariamente a quello che speravo, fu proprio quel libro che determinò la reazione salutare nell'anima di Elisabetta. Ella non si lasciò trarre in inganno dalla magia delle parole di Renan, ma fu invece colpita dalla povertà di fondo di tale opera, dalla mancanza di sincerità che si incontrano a ogni pagina di quell'opera. E allora volle controllare le asserzioni del sofista, risalì alle sorgenti, tornò prima di tutto al Vangelo e la mia opera delittuosa fu distrutta. La provvidenza risvegliò al contatto con il libro dei libri e della persona di nostro Signore tutta la vita religiosa tanto intensa della sua gioventù, velata alla superficie. E il ritorno a Dio avvenne per sempre. Terminava così quella crisi d'anima e quello smarrimento che Dio aveva permesso per rendere più incrollabile, più luminosa la fede di lei. Felix intanto aveva perso del tutto la sua apparente neutralità. Mi accorsi subito che avevo perso terreno e che mi trovavo in presenza di un rinnovamento e provai un'irritazione vivissima, ero furioso. Nel vedere i miei sforzi infranti, nel momento in cui ero persuaso di aver riportato vittoria, raddoppiai critiche, polemiche, scherni, assalti di ogni genere, malignamente. Fatica sprecata, era tutto finito e l'ascensione di lei, della sua anima, incominciava. Elisabetta scoperse con infinita tristezza e sofferenza l'isolamento dell'anima in cui il marito l'aveva lasciata e tuttavia era felice di trovarsi in totale rinnovata compagnia col suo Dio, ma scelse di starsene un anno intero in silenzio, in raccoglimento, per ricostruire pazientemente il proprio edificio interiore. Cominciò a formarsi una nuova biblioteca che col tempo diventerà fornitissima di circa 200 volumi, scegliendo accuratamente i libri che potevano aiutarla a rafforzare la fede, ma anche allo scopo di poterli prestare se qualcuno glieli avesse chiesti. In particolare, possedeva e prediligeva tutte le opere di Santa Teresa d'Avila, che divenne la sua santa preferita, ne leggeva qualche pagina ogni giorno e li portava sempre con sé in viaggio. Accostando la sua nuova biblioteca cristiana, quella atea del marito, Elisabetta non aveva però intenzione di servirsene per discutere o polemizzare né con lui né con i numerosi amici non credenti che accoglieva nella sua casa. Aveva deciso di non concedersi mai nessun rimpianto, nessun rimprovero, nessuna polemica, nessuna fretta di convertire gli altri, nessuno zelo indiscreto, nessun cambiamento ostentato, nessun formalismo, nessun disprezzo. Nessun abbandono, nessuna amicizia rinnegata. Manteneva la stessa tenerezza e la stessa cura di prima verso chiunque frequentava la sua dimora, con la persuasione che tutto è buono, tranne il peccato. Si diceva, basta stare con Dio. L'aver abbandonato Lui è stato questo il mio danno. Non si trattava dunque di rifiutare i molti beni che la circondavano, ma di riconoscere il bene che è al di sopra di ogni altro bene, e perciò decise di restare semplicemente nel suo mondo mondano e ne fece subito il proposito: io procuro di osservare la mia risoluzione di mondanità esteriore. Ma già nella prima pagina del suo nuovo diario aveva formulato così il proposito più radicale: io voglio
Amare con amore speciale tutti coloro che per nascita o per religione o per idee sono lontani. Questi soprattutto ho bisogno di comprendere, questi sono coloro che hanno bisogno che io dia loro un po' di quel Dio che ha posto in me. E il marito era sempre nel suo cuore, nei suoi pensieri, ma lei sentiva con assoluta certezza che non doveva cercare lo scontro. La questione decisiva non doveva essere tra loro due, ma tra Dio presente in lei e quel marito che la amava davvero. Lui doveva e poteva trovare Dio solo nel cuore di lei e per suo mezzo. Io so, scriveva Elisabetta, che non un grido, non un desiderio, non una invocazione vanno perduti di quelli che sgorgano dal fondo dell'anima nostra, ma che salgono a Dio e da Dio si riversano su coloro che ce li hanno ispirati. E continuava a chiedere a lui la luce e la vera vita, la vita intima dell'anima per tutti coloro che amo e per colui che amo più di tutti. Esteriormente si era imposta la regola di una forte discrezione. Mi farò incontro alle anime con rispetto e delicatezza, le tratterò con amore, cercherò sempre di capire tutto e tutti, non mi metterò a discutere, ma opererò principalmente col contatto e con l'esempio. Dissiperò i pregiudizi, mostrerò Dio, lo farò sentire senza parlare di Lui. Avrò un rispetto inalterabile e profondo delle anime, non farò loro mai violenza per quanto tenera, ma socchiuderò l'anima mia per mostrare la luce che ho dentro. Socchiudere la propria anima per mostrare la luce che c'è in essa. È un'indicazione suggestiva su come risolvere certi dolorosi conflitti di libertà. Ogni cristiano, infatti, è tenuto a rispettare la libertà altrui. Ma che fare quando il prossimo, soprattutto quello affidato alla nostra custodia, pretende di esercitare la sua libertà andando direttamente contro i diritti di Dio? Elisabetta ha compreso e vissuto la giusta soluzione, formulandola in maniera assolutamente originale, forse unica nel pensiero cristiano. Quando il prossimo, che Dio mi ha affidato, va direttamente contro i diritti di Dio, io non posso forzare la sua libertà, ma ho il dovere di fargli almeno intravedere, senza ostentazione né polemiche, che io riconosco con gioia i diritti esclusivi di Dio su di me e devo farlo con molta delicatezza, appunto, socchiudendo la mia anima per lasciare intravedere Dio che la inabita. Solo la libertà di Dio può essere infatti assieme forte, dolce, rispettosa di ogni anima e a noi è chiesto solo di lasciarla almeno trasparire per come essa opera nel nostro cuore. L'estrema discrezione di Elisabetta non deve farci credere che ella rifuggisse dalla lotta per restare in una comoda neutralità. Quel suo esteriore silenzio era per lei una continua profonda sofferenza e un grido continuo, e le pagine del suo diario grondano di pena e di speranza. Scrive: «È un duplice e doloroso sacrificio, quello della mia grande solitudine». È quella della mia vita così differente da ciò che avevo desiderato, passare senza posa a fianco a tanti esseri cari o amici, senza poter aprire un istante la propria anima, senza dare nulla del proprio essere intimo, è una sofferenza grande. E sperava, ma forse un giorno l'avrò, questa grande gioia, di vedere la fede che è tutta la mia vita intesa e condivisa da coloro che io amo tanto. E continuò così ad assecondare la passione del marito per le amicizie, i viaggi, visitarono assieme la Russia, l'Asia Minore, la Grecia, la Spagna, il Marocco, il Belgio, l'Olanda. Particolarmente desiderato e determinante fu per lei un nuovo pellegrinaggio a Roma e ad Assisi, durante il quale meditò a lungo su come vivere assieme la propria solitudine con Dio e l'attaccamento allo sposo, nonostante la evidente separazione delle anime.
far capire anche al marito lo strano ma profondo intreccio che si era creato tra loro, gli scrisse con estrema dolcezza: «Devo dirti una cosa, grazie di tutto e soprattutto grazie di essere te. E perdonami di essere me, vale a dire una che da se stessa non vale gran cosa e che è un po' migliorata solo sotto l'influenza della sofferenza accettata e accettata grazie a un aiuto e una forza più grandi della mia. A motivo di questo bisogna essere indulgenti nei confronti delle mie convinzioni che il tempo e Dio hanno reso profonde e grazie alle quali non sono diventata un essere inacidito ed egoista. Queste convinzioni, puoi essere sicuro, non saranno mai importune per te e per gli altri. Ed è così consolante mettere un po' di infinito e un po' di eternità in un amore come quello che sento per te. Quando tornò in patria, dopo il decisivo pellegrinaggio a Roma, ormai sapeva che la malattia l'avrebbe accompagnata per sempre e che le restava un solo compito, riempire la vita di preghiera, di lavoro e di carità. Accordare la sua fede, cioè l'esatto e fedele compimento della volontà di Dio, col rispetto dovuto al marito e alla cerchia di numerosi amici lontani della fede, continuerò a essere la sua umile, quotidiana e intensa passione. Voleva però lasciare che fosse Dio a irraggiare attraverso la sua anima, chiedere a Gesù di mettere in me e di fare irraggiare al di fuori un po' della dolcezza e della soavità del suo cuore, farmi tutta a tutti e dimenticare me stessa per tutti. Aveva coniato per sé queste massime: non accettare tutto, ma capire tutto; non approvare tutto, ma perdonare tutto; non adottare tutto, ma cercare in tutto quella parcella di verità che vi si trova racchiusa; non respingere mai né un'idea né un buon volere, per quanto deboli siano. Il dolore più grande in quegli anni che colpì la famiglia fu la grave malattia di Giulietta, la sorella minore che Elisabetta chiamava figlia del mio cuore. Soprattutto negli ultimi mesi la ragazzina si era affidata a Elisabetta, aveva affidato la sua anima, beveva le sue labbra le più confortanti verità della fede, in particolare quelle che parlavano della comunione dei santi e del significato redentivo della sofferenza. E fu per dare gioia alla sorella malata che un giorno Elisabetta sintetizzò questa dottrina scrivendo nell'album di lei queste poche parole, che sono diventate così celebri che anche Giovanni Paolo II le ha citate in una sua esortazione apostolica: ogni anima che si eleva, eleva il mondo. Così, sostenuta dalla sorella, Giulietta ricevette l'ultima Eucaristia con vero trasporto verso Gesù, dicendo: io lo amo, mi abbandono a lui. E fu proprio attorno al suo letto di morente, nella primavera del 1905, che fu celebrato, quasi a forma di gioco fraterno, un piccolo mistero sacro. Giulietta aveva appena ricevuto l'estremunzione quando Felix, che le era molto affezionato, rientrò in casa. Subito la malata si rivolse a lui con un sorriso dolcissimo. «Sapete, Felix, gli disse, quello che ho fatto mentre voi non c'eravate?» «No», rispose lui, ma lo sapeva perfettamente. «Ebbene, ho ricevuto l'estremunzione e ho offerto per voi una parte di quello che ho fatto». «Perché? Non mi trovi buono, dunque?» ribatté lui con un po' di sofferenza. E qui, inaspettatamente, col tono di chi rivela un messaggio segreto, Giulietta morente rispose: «Ma sì, proprio, tanta bontà, tante belle qualità, non possono restare sterili». E lui: «Non vorrai che mi faccia prete?» tentò di scherzare. A questo punto Elisabetta intervenne come trascinata da una visione: «È così, lui si farà prete quando resterà vedovo». Tutto questo accadeva accanto al letto di una morente, il cui sguardo sembrava penetrare l'avvenire. Ed è proprio quello che avverrà.
Toccò a Felix prendere affettuosamente sulle braccia il povero corpo consunto dalla tubercolosi e deporlo nella bara. Anche Elisabetta conosceva ormai da tempo la sofferenza nel suo stesso corpo malato fin dalla giovinezza e scriveva: «Anche la sofferenza è un sacramento. Essa aiuta il dolce Gesù a salvare il mondo e le anime». Intanto, il rapporto col marito subiva una lenta e nascosta evoluzione che Elisabetta osservava. Felix sembrava sospeso a metà strada. Ella continuava a mantenere fede alla sua decisione iniziale di accettare tutta la solitudine interiore, ma sapendola inabitata da Dio. All'interno, all'esterno cercava di comunicare al marito e agli amici solo quel che poteva servire a trasmettere dolcezza e amabilità. Diceva Elisabetta: bisogna essere amabili, perché è il solo mezzo per far trovare amabili agli altri il nostro caro Dio. E per quanto riguarda il dovere di manifestare agli altri il suo amore per Gesù, si esprimeva con questa formula dolcissima, riferita soprattutto all'Eucaristia che riceveva spesso: è necessario che attraverso di me gli altri possano indovinare l'ospite adorato dell'anima mia. E continuava a regolare il suo rapporto col marito secondo le evoluzioni che notava nell'animo di lui. Prima di tutti, i doveri verso il mio caro marito: tenero affetto, premura costante di essergli utile e gradevole, osservare soprattutto un estremo riserbo su tutto ciò che riguarda le cose della fede, che per lui sono ancora coperte da un velo. Gli svelerò Dio senza pronunziarne il nome. Ed ecco, a mio credere, la sola forma che può prendere il mio desiderio di conversione e di santità che ho per il caro compagno della mia vita, per il mio diletto Felix. Viene da chiedersi: ma qual era la sua testimonianza? È il marito stesso a spiegarcelo, raccontando alcuni particolari del loro episodio, della loro storia. Elisabetta si vestiva con molto gusto, conformandosi alla sua posizione sociale. Ma quando si trattava di lei sola, si proibiva qualunque lusso, qualunque ricerca di comparire. Quando me ne meravigliavo, e talora non senza un certo malcontento, mi rispondeva: ascolta, io faccio onore a te, te lo devo. Ma quando si tratta solo di me, lasciami praticare un po' di povertà per me sola. E privatamente si atteneva alla regola che si era data: accettare o cercare qualche patimento, qualche penitenza in segreto, senza far nulla che attragga l'attenzione. Ma al marito, che voleva ricoprirla di gioielli, in parte per vanità sociale, in parte per affetto, diceva: tu non mi fai piacere. Ho abbastanza gioielli convenienti alla mia posizione sociale, poi è troppo. Io non mi riconosco il diritto di immobilizzare per una vanità egoista somme che potrebbero essere meglio adoperate nel venire incontro a tante sventure. Se vuoi farmi veramente piacere, dammi il denaro che destini a queste inutilità e permettimi di usarlo in opere di carità. E il riferimento ai poveri non era occasionale. Sappiamo che Elisabetta aveva un'estrema delicatezza e cura per tutti i poveri che incontrava, per il personale di servizio, per la gente umile. Tentò perfino di realizzare un'opera di accoglienza per fornire alloggio e vitto alle operaie che venivano a lavorare a Parigi prive di protezione. Aveva affittato per loro vicino alla stazione una casa di 12 stanze, ma l'opera non riusciva a stabilizzarsi per mancanza di collaboratori, e allora si offrì come collaboratrice ad opere di carità già esistenti nella zona più povera di Parigi, dedicandosi all'educazione dei bambini poveri. Alla sua morte, perfino il marito rimarrà sorpreso nel vedere che una vera folla di gente umile si presentava in casa per poter sfilare accanto al letto di Elisabetta con le lacrime agli occhi. Da sottolineare inoltre che nel rapporto tra marito e moglie c'era anche un altro aspetto apparentemente secondario, ma forse anche decisivo per la maturazione di lui: l'inalterabilità del carattere di Elisabetta, la sua capacità di allegria, anche quando era travagliata da malanni fisici e da turbamenti interiori. Già nei primi tempi dopo la conversione, Elisabetta aveva notato nel suo diario: una risoluzione che ho preso sul serio e ho cominciato a mettere in pratica nonostante le mie condizioni fisiche e morali difettose è quella di serbarmi sempre allegra
nel senso cristiano della parola, allegra riguardo alla vita, allegra riguardo agli altri, anche riguardo a me stessa, quanto potrò esserlo, Dio, aiutami. E amava sempre ricordare che per Santa Teresa d'Avila, la sua santa preferita, anche l'allegria era una virtù. Così, pian piano, Felix maturava. Introducendo il diario di Elisabetta, lui stesso delineerà così le tappe del cambiamento. A partire dal 1908 mutai contegno. Quando la vidi così malata, è malata di una di quelle affezioni epatiche che generalmente provocano ipocondria, disgusto, e che la sopportava con serenità d'animo sempre uguale. Rimasi colpito nel vedere quell'anima, in cui non credevo, così padrona di sé, del suo corpo, e riconoscendo che quella forza superiore l'attingeva alle sue convinzioni, cessai di attaccarle. Nel 1911, al tempo della sua operazione, il mio stupore si mutò in rispetto, e nel 1912, nell'occasione di un viaggio a Lourdes, diventò ammirazione. Ecco il suo racconto di quello che accadde a Lourdes. Vi ero andato con tutti i pregiudizi facili a immaginarsi, ma quello che mi fece un'indimenticabile impressione fu Elisabetta. Un giorno la sorpresi in preghiera alla grotta. La geografia parla spesso di persone sollevate da terra e per il loro slancio verso Dio. Io assistevo a qualcosa di analogo. Stavo nascosto per non essere visto da lei, per non turbarla nel suo fervore. La contemplavo mentre pregava e avevo sotto gli occhi un fatto che mi sfuggiva, che non intendevo, ma che mi appariva nettamente soprannaturale, e non potevo staccare lo sguardo da quella visione che mi rapiva. E tornai a Parigi turbatissimo per quello che avevo visto, e allora Felix non sapeva che in quel momento Elisabetta stava pregando per la sua conversione. Nel marzo 1911 Elisabetta dovette essere operata per un tumore al seno e si affidò alla cara piccola Teresa del Bambino Gesù, Santa Teresina, che allora cominciava a essere conosciuta, invocandola come dolce protettrice della mia operazione. E nel diario annotò: ho stretto un patto intimo tra la mia anima, il mio Dio, il mio cuore e il cuore di Gesù. E il patto, come ovvio, riguardava il marito. Nel 1913 il cancro si ripresentò, fu necessario un nuovo intervento. Elisabetta ripeté il suuo affidamento alla Santina di Lisieux, e il marito, intenerito e infastidito, le disse: ma è infantile questa tua Santina, non è proprio niente, non è niente del tutto. E invece, rispose lei, è molto grande, ma tu non puoi capirlo, tu non puoi capirlo. Però Felix sentiva quello che gli accadeva dentro. Quando rientravo in casa e tornavo vicino a lei, subito ritrovavo la pace e riprendevo una sorta di fiducia che non riusciva a spiegarmi. La sua vicenda terrena col marito si chiuse con una dichiarazione assolutamente esplicita. Il 24 aprile 1914, a pochi giorni dalla morte, Elisabetta tese le braccia al marito in un'espressione di immensa tenerezza e gli disse incredibilmente: tu sei della razza dei santi. Ancora una volta lui tentò di abbozzare un sorriso ironico, ma lei insistette: io lo penso e chiedo a Dio di permettere alla mia sofferenza di far germogliare quel seme, o piuttosto di farlo lui stesso. Tu verrai a trovarmi, io lo so. Morì la domenica 3 maggio 1914, festa del ritrovamento della Santa Croce, e al marito, non ancora arreso alla fede, lasciava comunque un'iniziale certezza che la bellezza di sua moglie, quella dell'anima soprattutto, non poteva essere annientata. Quando dopo le esequie Felix tornò nella casa rimasta vuota, trovò la cognata che gli disse: io non so se sai che Elisabetta teneva un diario, a volte me ne ha mostrato dei brani, sono molto belli. Un giorno voleva bruciarla, io gliel'ho impedito, mi ha obbedito dicendomi: hai ragione, forse mio marito lo leggerà e gli spiegherà molte cose. Allora lui cercò subito i 3 quaderni che aveva lasciato, ed erano racconti e pensieri che gli lacerarono il cuore.
soprattutto quando si trovò a leggere le espressioni di amore totale che lo riguardavano, ma anche le espressioni ripetute del dolore indicibile che Elisabetta manifestava per la sofferenza di non avere tra le persone care che mi circondano un'anima alla quale possa aprire la mia e dirle guarda. Ma scoprì il marito anche particolari preghiere che lei rivolgeva per lui. Mio Dio, tu mi darai un giorno questa gioia della solitudine in due, uniti in una stessa preghiera, una stessa fede, uno stesso amore? Signore, concedimi la grazia che desidero, fatti conoscere da colui che quaggiù è il mio più grande amore. Dio mio, mi concederai tu un giorno, presto, la gioia immensa di una piena comunione d'anima col mio caro marito, di una stessa fede, di una vita tutta rivolta verso di te, tanto per lui quanto per me? Ma a sconvolgere Felix furono soprattutto queste parole a lui direttamente indirizzate. Nel 1905 ho chiesto a Dio Onnipotente che mi dia delle sofferenze per riscattare la tua anima. Quando morirò, il prezzo del riscatto sarà stato pagato. Per una moglie non c'è amore più grande di questo, dare la vita per il suo sposo. E a Gesù aveva detto, mio dolce Salvatore, fra il tuo cuore e il mio dobbiamo stringere questo patto d'amore che a te darà un'anima e a me darà in eterno colui che prediligo e che voglio con me nel tuo paradiso. A decidere tutto c'era infine il testamento spirituale indirizzato proprio a lui, che si concludeva così: e ora, mon bien-aimé Felix, io ti ripeto la mia unica grande tenerezza di affetto, vicino a Dio. Dove altre persone ci attendono già, noi saremo eternamente congiunti. Lo spero dalle mie tribolazioni sofferte, lo spero dalla divina misericordia, tua per sempre, Elisabetta. Finalmente, Felix aveva tutti gli elementi per capire il gioco intessuto tra le tre grandi libertà, quella di Dio, quella di Elisabetta e la sua, che ancora doveva fare gli ultimi passi. Nel giugno 1914, durante un viaggio con un amico nei luoghi che aveva visitato assieme a Elisabetta, Felix percepì all'improvviso la indubitabile presenza di lei. Ebbi l'impressione molto netta che lei era lì accanto a me e dissi immediatamente, ma lei vive, la sua anima è al mio fianco, io ho appena avuto l'impressione quasi fisica della sua presenza e l'emozione fu tale che mi fu impossibile padroneggiarla, ma allora mi ripetevo, se Elisabetta è viva, vuol dire che l'anima è immortale, quindi vuol dire che Dio esiste, che il mondo soprannaturale è la verità. Per lunghi anni aveva avuto accanto a sé Elisabetta, con la sua anima vibrante, che invocava di essere da lui guardata e ascoltata, ma le sue convinzioni materialiste gli impedivano di ammetterne l'esistenza, anche se ne percepiva il grido. Ora che Elisabetta era morta, le parole fissate nel diario, continuamente rilette, prendevano vita, al punto che Felix a volte sentiva quasi risuonare la voce di lei, e d'altronde Elisabetta glielo aveva promesso. La conversione definitiva avvenne davanti alla grotta di Lourdes, dove era tornato per chiedere alla Vergine di ottenergli da Dio il perdono delle sue colpe, sentendosi avvolgere subito da una serenità che non aveva mai conosciuto prima, e capì che doveva dedicare la vita a far conoscere alle anime gli scritti che Elisabetta aveva lasciato. Così, nella primavera del 1917, pubblicò il diario di Elisabetta, che nella Francia sconvolta dalla guerra ebbe un successo travolgente. E nell'ottobre dello stesso anno entrò nel convento domenicano della Quercia presso Viterbo, assumendo il nome di Fra Maria Alberto. Nel 1923 divenne sacerdote. Gli restavano ancora 27 anni da vivere e li trascorse nell'umiltà, nella semplicità di ogni altro frate, obbediente, volentieri rispettando il desiderio dei superiori che gli chiedevano di curare la pubblicazione e la diffusione degli scritti della moglie. E le ultime parole che faticosamente riuscì a pronunciare prima di morire furono: mio Dio, eccomi. Ed Elisabetta certamente le udì in un incendio d'amore.